Signori, buongiorno a tutti. Guardate dove vi ho portato oggi. Ragazzuoli, buongiorno a tutti. Oggi 1 maggio 2022. Guardate che bel posto. Secondo voi dove siamo? Vedete un po' dove vi porto oggi? Ma prima dobbiamo passare da Lucera, perché un amico motociclista ci farà compagnia durante questo piccolo giro. Sì, parliamo di più o meno un 180 km. E fra un po' scoprirete anche con quale moto. Vedete un po'? Ecco Michele! Michele con la sua Transalpona. Non ricordo male del 2001-2002, ma ancora perfettamente funzionante, come vedete. È stupenda, un'onda stupenda. Per Michele questa qua è la prima uscita dopo lo stop invernale, e quindi faremo un giro giusto per rilassarci, e pertanto godetevi la strada fino a Manfredonia. A dopo. Ragazzi, ma quanto è bello il Transalpone, guardatelo come viaggia! Eccoci arrivati a Manfredonia. Usciamo nella parte sud in modo che facciamo un bel po' di lungomare e potrete vedere quanto è bella questa località. Questa è più o meno la zona centrale di Manfredonia, vedete il castello sulla sinistra e sulla destra c'è l'entrata del porto. Guardate che bel posto, eh? Hai visto dove vi ho portato? Adesso ci dirigiamo a Mattinata, dove avete visto la spiaggetta a inizio video. Guardate quante moto ci stanno oggi. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the è un posto incantevole, un posto veramente incantevole. E dopo una sosta in questa stupenda spiaggia di Mattinata, iniziamo a fare la strada del ritorno. Proseguendo invece per questa strada inizia la parte, a mio parere, più bella del Gargano, sia a livello paesaggistico ma soprattutto da percorrere appunto in moto, perché iniziano le vere curve, le famose curve del Gargano. Provare per credere, infatti, come potete vedere, tutte le moto vanno appunto in quella direzione, perché da qui si parte per un lungo tragitto di curve, tantissime curve, ragazzi. Vi consiglio di andare per gli appassionati di motociclismo. Everybody wants to be king, yeah they all wanna ring, yeah we all wanna be free.
Ragazzuoli, siamo nella strada del rientro. Come vi dicevo, il nostro giro oggi sarebbe stato breve e ci vediamo alla prossima. Godetevi il rientro. Ciao. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God.